JS Challenge Talks è il podcast dedicato a tutte le donne che vogliono ritrovare il proprio equilibrio partendo da se stesse, attraverso una maggiore consapevolezza del fitness femminile. Ciao a tutte ragazze, sono Jessica Stefanini, personal trainer e fitness coach, ex atleta bikini fitness, mamma ed imprenditrice. Attraverso questi podcast vi parlerò non solo di allenamento e di alimentazione, ma anche di stile di vita, equilibrio e di benessere a 360 gradi. Buon ascolto! Allora, eccomi qui. Parlo un po' a bassa voce perché Leonardo si è appena addormentato e sta nella stanzetta di là. Io sono nella stanzetta di Leonardo in realtà e lui sta nella stanza nostra. Allora, io oggi vorrei rispondere ad una domanda che ultimamente mi avete fatto in tante, che riguarda appunto la differenza tra gli amminoacidi e le proteine. Penso che questo dubbio nasca dal fatto che le proteine, essendo formate comunque da amminoacidi, e alla fine, siccome il muscolo quello che comunque prende sono appunto gli amminoacidi, allora di base le persone giustamente si domandano perché dovremmo assumere una cosa, una fonte rispetto ad un'altra, se alla fine il muscolo insomma va a prendere sempre soltanto gli amminoacidi. Cercherò di rispondere a questa domanda e argomentarvi il tutto in maniera semplice. Ciò che mi interessa farvi capire è che in alimentazione, così come integrazione, non esistono delle regole generali e pertanto non esistono dei modi di utilizzare determinati prodotti che possono essere sbagliati rispetto ad altri. Se però gli amminoacidi si differenziano dalle proteine, quello che caratterizza e che differenzia, diciamo, gli amminoacidi dalle proteine sono due cose: la completezza dell'azione biologica e la velocità di assimilazione. Significa che gli amminoacidi sono sicuramente più veloci a livello di assimilazione perché non hanno bisogno di subire il processo digestivo, quindi non hanno bisogno appunto di essere digeriti dal nostro organismo. A livello di azione biologica sono però meno completi perché non sono un vero e proprio nutriente. Noi quello che mangiamo in natura sono appunto le proteine che attraverso la digestione poi noi le assimiliamo come amminoacidi, sotto forma di amminoacidi. Sì, gli amminoacidi, proprio perché non sono un vero e proprio nutriente, sono privi di calorie, tant'è vero che molto spesso questi vengono utilizzati anche in casi di restrizione calorica. Quando per esempio si fanno delle diete ipocaloriche, ci sono appunto alcuni nutrizionisti, alcuni medici sportivi che danno amminoacidi, spesso gli amminoacidi essenziali perché sono quelli completi, ai loro pazienti, ai loro clienti, per a volte anche degli spuntini o per cercare comunque tutto il pool di amminoacidi, sono soltanto tre appunto. Amminoacidi ramificati, cioè i classici BCAA formati da isoleucina, leucina e valina, sono ancora più veloci perché saltano tutto il passaggio epatico e arrivano diretti ai muscoli. L'unica cosa è che questi hanno una completezza d'azione ancora inferiore perché anziché essere fuori invece sono un vero e proprio nutriente, apportano 4 kcal per grammo e svolgono delle azioni che sono molto più complesse perché non dipendono soltanto dal fatto che sono un insieme di amminoacidi, ma al loro interno contengono altre sostanze che hanno delle azioni che sono completamente indipendenti. Esempio, all'interno troviamo degli oligopeptidi come la lattoferrina che hanno lo scopo di stimolare il sistema immunitario. Rispetto agli amminoacidi hanno sicuramente una completezza d'azione maggiore, ma hanno una minore velocità di assimilazione, di assorbimento. Sicuramente sarà una velocità, la loro assimilazione è sicuramente più veloce rispetto al cibo solido, ma sono più lente rispetto agli amminoacidi. Spero di essermi spiegata bene. Perché per chi si allena, per chi pratica attività fisica, è importante conoscere questa differenza di velocità di assimilazione? È importante perché, secondo gli studi, esiste quella che viene definita la finestra anabolica, che corrisponde a un lasso di tempo che va dai 30 ai 45 minuti dopo l'allenamento. In questo lasso di tempo il muscolo è particolarmente favorevole
ricevere i nutrienti, ad assorbire i nutrienti. Solido, quindi non con le proteine in polvere, sarebbe quasi impossibile rientrare nelle tempistiche della finestra anabolica perché i tempi di assimilazione sono veramente più lunghi rispetto alle proteine in polvere, rispetto agli amminoacidi. Ecco perché si preferiscono gli integratori nel post-workout rispetto praticamente al cibo solido. Lo scopo è quello di sfruttare al massimo la finestra anabolica perché questo ci permette di nutrire il muscolo, di sostenere la nostra massa magra e anche di favorire un maggiore e migliore recupero muscolare. Capire quali sono le proteine che possono essere utilizzate nel post-workout per sfruttare al massimo la finestra anabolica. Le proteine io già ve ne ho parlato di questa cosa. Le proteine idrolizzate sono quelle trattate enzimaticamente e sono quelle più veloci. Addirittura la cui velocità può essere assimilata a quelle degli amminoacidi. Perdono un poco in completezza d'azione, ma sono veramente quelle più veloci. Dopodiché abbiamo le proteine solate, hanno una completezza d'azione maggiore e i tempi di assimilazione sono intorno ai 20-30 minuti, quindi in realtà rientriamo anche con queste nella finestra anabolica. Le proteine concentrate invece e le caseine, i blend, in realtà possono essere considerati anche dei veri e propri nutrienti, quindi io consiglio di assumere questo genere di proteine magari a colazione oppure negli spuntini muscolare. Nel post-workout, magari favorire invece l'assunzione di proteine isolate, proteine idrolizzate, come per esempio le LEA, quelle che utilizzo io sempre, sono appunto isolate e idrolizzate, quindi sono perfette da assumere nel post-workout. Consiglio, quello che suggerisco di fare è magari nel pre-workout preferire degli amminoacidi e magari proprio dei BCA perché sono comunque molto veloci e quindi sfruttiamo la no loro velocità di assimilazione e favoriamo così una certa protezione. Assumere delle proteine isolate idrolizzate nel post-workout, noi andiamo non soltanto a sfruttare la loro completezza d'azione, ma anche il fatto che hanno azione sul sistema immunitario, allora in quel caso diciamo risulta essere fondamentale, soprattutto lì dove si svolgono degli allenamenti molto intensi. Se però noi durante la giornata, attraverso l'alimentazione, riusciamo comunque a coprire il nostro fabbisogno proteico giornaliero, in quel caso possiamo anche evitare di assumere delle proteine nel post-workout. Mi si era interrotta la registrazione. In quel caso possiamo optare per un pool di amminoacidi, quindi un integratore a base di amminoacidi completi.